Pizza. Ed eccoci, è carica, tornato è carica. A bordo del nostro camper, precisamente dalla cucina, perché oggi c'è la pizza, pizza con il nostro Renato Bosco. Meno male, il nostro pizza ricercatore. Allora, questa pizza doppio crunch, doppia da dove si parte? Doppia croccantezza, beh, si parte dall'impasto, logicamente oggi ho selezionato per voi degli ingredienti particolari. Sono partito da farina di tipo 1, una farina multicereali, perché volevo dare delle sensazioni molto di grano. E poi dei semi che ho già bagnati, di conseguenza non mi vanno a privare poi dall'impasto l'acqua che metterò, e del malto tostato. Okay. Se vuoi iniziamo subito a impastare. Dai, iniziamo, facci vedere. Aspetta. Ok, eccoci, apriamo. Qua. Tutte le polveri all'interno dell'impastatrice. Sì. Qui ho una ricetta da 500 grammi, come vedete, con tutte queste polveri che sto aggiungendo. E aggiungo 375 grammi d'acqua, ma non tutti quanti, ne metto 300 grammi e un po' ne tengo da parte, perché se mettessi tutta l'acqua che c'è nella ricetta non si legherebbe bene l'impasto. Ed è veramente importante. Avete visto che ho messo del malto? Mi serve per dare colore, mi serve anche per dare delle sensazioni poi di gusto, perché il malto ha delle connotazioni di liquirizia molto importanti. Però forse quello che mi interessa di più oggi è parlare un po' dei semi. Vedi, questi li ho già bagnati. Un consiglio: se li bagnate il giorno prima. Che semi sono, scusami? Guarda, c'è girasole, ci sono un po' tutti quelli che sono i classici. C'è girasole, zucca, lino. Poi puoi giocare quello che vuoi. Un mix. Come hai visto, posso aggiungere adesso il lievito di birra. Sono partito con le polveri, con l'acqua, il lievito di birra. Posso aggiungere il sale. Sappiamo perfettamente che il sale ha un'azione igroscopica, di conseguenza non possiamo metterlo a contatto con il lievito, perché perderemo una parte fermentativa. Quindi momenti sempre separati. Meglio. Sale e lievito. Esatto. A questo punto posso aggiungere il sale. E posso aggiungere ancora dell'acqua. È un impasto molto idratato, di conseguenza ci vuole un po' di tempo, deve legarsi, si devono formare delle proteine che poi aiuteranno a creare questa struttura, perché sarà questo il tema di oggi. Di conseguenza una struttura bella alveolata, perché poi ho pensato degli ingredienti, come avete visto l'estate proprio si manifesta. Trionfo d'estate. Però mi piaceva anche l'idea di riempire questi, diciamo, alveoli, perché si chiamano tecnicamente alveoli, con un hummus di ceci. Adesso vediamo per bene pure gli ingredienti. Accelero un po' quello che è il processo di impastamento, perché ho necessità di creare una struttura. Appena si forma l'impasto, posso aggiungere i semi. Precedentemente bagnati. Bravissima. In proporzione uguale, cioè 100 grammi di semi, 100 grammi d'acqua. Secondo me quasi ci siamo. Ci siamo. A questo punto posso aggiungere anche i semi. Prendo un cucchiaio così. Mix faccio di semi, semi di girasole, lino. Anche perché poi quella sensazione pruriginosa in bocca ce la danno proprio questi semi. No, ma è anche, sai, quella parte, diciamo, che tu puoi giocare di sensazione. Un consiglio che voglio dare a chi lo fa a casa: si potrebbero anche tostare i semi e poi bagnare. Avere la sensazione del tostato quando ti arriva in bocca è veramente molto importante, ma secondo me è anche caratterizzante. I semi, scegliete quello che volete. Più semi ci sono all'interno, più sensazioni avremo poi al gusto. Qui abbiamo abbassato anche il picco glicemico. Abbiamo utilizzato farina di tipo 1, una farina multicereali, abbiamo utilizzato tutti questi semi. Veramente è veramente molto importante poi selezionare gli ingredienti che vengono aggiunti. Logicamente, scusa il tinto che sposto. Metto qui le focacce, l'impasto è quasi pronto, però logicamente io l'ho già preparato. Abbiamo fatto vedere come si fa, però dimmi che l'hai già preparato. Sì, l'abbiamo già preparato. Scusate che aggiungo un goccino d'olio, che era importante anche l'olio. Forse è l'ultima pasta, già l'aggiunta dell'olio. Sì, perché si aggiunge a fine impasto, per quale motivo? Non deve slegare l'impasto. Perfetto. Abbiamo fatto fatica a unire le proteine, di conseguenza adesso possiamo aggiungerlo e rimarrà, diciamo, una bella struttura. Una volta visti tutti i passaggi, il risultato è questo qui. Allora, il risultato questo è già lievitato. Oh, mamma mia, che bellezza! Vedi che trionfo di lievitazione. È veramente importante selezionare anche il contenitore. Senti? Eh, sì.
In questo caso ho utilizzato un contenitore rettangolare, perché sì, avrò una pizza in teglia che è 30x40, uh-huh, di conseguenza poi quando lo verserò sulla farina, che adesso la farò vedere, okay, tu sei già pronto ad inserire, diciamo così, l'impasto nella teglia. Dai, facci vedere, Elena. Okay. Grande. Poi Elena va in bicicletta, quindi sì, è uno pratico. Sei un ciclista? Sì, 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 veramente, tanto sì, appassionato sì, del mondo del ciclismo. Sì. Sì. Non come me che ho ancora le rotelline. No, nello sport avete litigato da bambini. Sì, stacchiamo sì, l'impasto dalle pareti. Guarda che meraviglia. Sì, è veramente un trionfo questo. Wow! Wow. Guarda sì, che roba. Lo che giro, bello, perché lo devo riportare nella, nel senso della lievitazione. Sì. E lo vai a lavorare. Esatto, inizio, diciamo così, a stendere l'impasto. Parto dall'esterno e vado verso l'interno. E lo sposto. Che artista. Vedi Daria, sì, un tocco, come esce? Ecco, devo, quasi un dottore. Esatto. Devo trattenere l'aria all'interno. Ho fatto tanta fatica a metterla dentro per fare un buon doppio crunch, che ha quella struttura che abbiamo sì, visto. Anzi, se mi metti questo sì, all'interno del forno mi okay, fa un piacere. Sì, mettila nel forno, tutta. Eccola qua. Siamo arrivati qui, l'abbiamo stesa. Sì. Teglia. Aiuto. Grazie. Vai. Se me la tieni un attimino, certo, ovvio fai che una sì, gentilezza. Un goccino d'olio che serve a far scoprire. Un goccino d'olio sulla teglia. Aiuta alla conduzione del calore. Prendo l'impasto sì, e lo sposto, tiro via la farina in eccesso, lo sposto sopra. E lo vai ad adagiare. Sì. Fantastico. Allora, Renato, per quanto tempo e a che temperatura nel forno di casa? Allora, temperatura 240 gradi sì, per circa 10 minuti. Okay. Poi la facciamo raffreddare. Il risultato, come vado, vedrete, vai, sì, la mettiamo in forno. Questo è per dopo, sì, eh? Sì, sì. Vai. Ok. Il risultato tinto, come hai visto, è questo. Lo faccio vedere. Questo è il risultato finale, che lo faccio raffreddare, perché il doppio wow, crunch va fatto raffreddare, tagliato, e adesso va farcito. Dai! Se mi dai la pizza che... Ti do tutto cosa quello ti che vuoi. Serve? Quella che abbiamo messo all'interno. Sì. Eccola qua. La apriamo. Come ho detto prima, abbiamo già preparato l'hummus di ceci. Buono. Sì. Lo spalmiamo sopra gli alveoli. Questi erano i ceci. Eccoli, sì, questi erano i, sono i ceci. Peperoni, che ho lavorato precedentemente, ecco qui. Un po' qua. Ecco, bravissimo. Passo l'altra. Grande chef. Era andato giù un attimo. Perfetto. Ho preparato delle melanzane. Melanzane? Sì. Ma che ingredientini. Stagione, ragazzi. Stagione. Poi sì, questa anche da passeggio può essere. Esatto, no? Perché questa la chiuderemo all'interno di quella carta. Sì. E potremo fare questo gioco che è quello del passeggio. Sì. Perché pensando al camper, mi è venuta in mente questa cosa. Grande e Renato, te l'ho portata così. Questo è un fior di latte? Sì, questo è un fior di latte, 100% italiano. Perfetto. Lo posso chiudere, sì, andrebbe rigenerato e poi tagliato e messo lì sopra. Sì, tagliamola. Allora, tagliamola. Qui adesso il doppio crunch lo sentiamo poco, perché bisognerebbe ripassarla all'interno del forno e poi appoggiarla qui. Eccola qua. Non posso sentire il doppio crunch? No. No, 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 guarda, ti stanno guardando come piragna. Bravissimo, in studio. Renato. Grande Renato. Grazie a voi, grazie. Mito. Mi hai lasciato senza parole, ero così alla stupita, prossima, grazie, è stato un piacere. Grazie Renato Bosco.